Cari amici, benvenuti, nuova puntata di Pungolo Talk. Oggi parliamo di cultura, di libri, ne parliamo con Francesca Lavantia, che ritorna al Pungolo Talk a distanza di un anno, e noi siamo felici di ospitarla. Grazie per essere venuta. Grazie a te. Allora Francesca, non so come fai a scrivere così di continuo. L'ultima tua fatica è questo capolavoro, io lo intendo, La montagna capovolta, che insomma ripercorre quella che è stata la tragedia di Marcinelle. Esatto. Ma tu scrivi non per fare cronaca, ma scrivi per porgere, soprattutto ai più piccoli, queste problematiche abbastanza forti. Io ti ringrazio per avermi invitato e per essere sempre un supporto e un aiuto per me. Per quanto riguarda questo che tu chiami capolavoro, il che mi onora, non è un capolavoro, ma è forse uno dei tre libri che ha saputo meglio coniugare la fantasia alla realtà. Quando mi hanno chiesto di scrivere un libro sull'emigrazione, tu come ben sai, io ho fondato una collana con Bibbado Feltrinelli, perché la mia volontà è stata quella di raccontare la storia ai bambini. La storia non studiata sui libri di scuola, la storia non studiata all'università, la storia che noi ignoriamo, la storia che va dal 46 al 2011, se vogliamo. Se possiamo fare un breve inciso proprio su questo, tu sei un insegnante, naturalmente, oltre che soprattutto scrittrice, dico, i programmi ministeriali che si fermano alla Seconda Guerra Mondiale, ma è veramente assurdo, cioè sono passati altri 60-70 anni di storia mondiale e non si fa studiare agli studenti, allora, ma è possibile? Io devo dirti che tutto è partito da questo, il mio film, da cui poi è stata lanciata questa collana, era partito da questo. I programmi ministeriali nella realtà burocratica lo prevedono, nella pratica le ore di storia sono sempre meno e i programmi comunque prevedono anche di partire sempre dalle stesse cose, quindi ti trovi a fare gli egiziani, a fare i fenici, alle elementari, alle medie e al liceo, ok? Sì. Cioè il fatto che le elementari non arrivino alla storia contemporanea nel cambio dei programmi, io l'ho fatta la storia contemporanea alle elementari, ma ricordo le elementari perché ti rimane dentro quello che fai da piccolo, adesso non lo fanno più, è chiaro? Non solo, ma molte volte gli insegnanti dicono non ci siamo arrivati, ci sono stati gli scioperi, c'è stata la pandemia, c'è stato questo. Oltre alla soggettività dell'insegnante, che è discutibile, ma l'insegnante non può fare tutto quello che dice il programma col taglio delle ore, col taglio del tema di storia, ok? E anche queste giornate, la giornata della migrazione, la giornata di Falcone, la giornata della Shoah, diventano, come dico sempre io, sepolcri imbiancati, ipocrisie, perché vengono messi sull'altare come eroi e, come dice Brecht, maledetto il mondo che ha bisogno di eroi. Dobbiamo. Non c'è bisogno di eroi, appunto, ma c'è bisogno di normalità. Sì, che bambini, che ragazzi possano imitare e capire che si può compiere ogni giorno. Quando mi hanno chiesto di parlare di migrazione, Pino, io mi sono detta, visto che la mia collana parte dalla storia fascista studiata vera e propria nel ventennio fascista con la guerra in Etiopia, poi si parla di mafia con quello che ci fu prima di Falcone e Borsellino, se io parlo di immigrazione ci mettiamo sempre dal lato dell'accoglienza dell'altro che è diverso da noi. Quando? Siamo stati i primi noi a essere gli emigranti. Bravo! Quando c'erano le valigie di cartone e si partiva per il ma nord. Quando? Negli anni 60. E prima, fine 800, e dopo la prima guerra mondiale in America, in Brasile, in Argentina, l'abbiamo dimenticato. Io ho avuto una particolare emozione quando al porto di New York ho visto appunto questi reperti dei migranti che andavano lì con le valigie di cartone, gli scarponi bucati, con quei vestiti sgruciti. Cioè veramente è stata un'emozione da fare accaponare la pelle. Guarda la pelle d'oca, ma te lo dico perché ci sono andata e non c'è un cognome siciliano che manchi, non c'è un cognome del sud che manchi. E infatti il libro è dedicato ai bambini morti nel Mediterraneo per fare capire che se un padre mette a rischio la vita del figlio, forse perché là una vita non ce la può avere. E oggi più che mai attuale nella situazione dell'Afghanistan, di cui noi occidentali siamo prettamente colpevoli. Come? Cioè, ci vendiamo le armi? Esatto, non solo, cioè, tutto un piano economico, petrolio, esatto. Detto ciò,
la cosa assurda è che negli anni 50 è che la storia la scrivono i vincitori, e quindi gli alleati degli americani, Democrazia Cristiana, degli americani, tutto bene, tutto bello. Non è così, non è così. Ma anche la storia, per esempio, dei romani o delle, certo, del far west degli indiani, cioè sono quelli, esatto, che hanno subito, gli indiani, esatto, oppure anche i barbari, diciamolo pure queste cose. Sai, l'Italia negli anni 50 era a pezzi. Lo Stato italiano mise dei cartelloni in rosa, assicurando in Belgio lavoro, pane, sicurezza, no? Siamo nel dopoguerra, l'Italia è distrutta, è a pezzi, i bombardamenti degli americani, la dittatura, non c'è pane, non c'è niente. Molta gente si è trovata a emigrare nelle miniere dell'Abruzzo, dall'Abruzzo a, in Belgio, in Francia, eccetera. In Germania. Germania, bravo. E che in America? Gli anni 50 sono stati gli anni. Sì. Cosa è successo? Che questi cartelloni in rosa però spingevano verso il Belgio per il patto che la storia poi ha chiamato uomo carbone. Voi ci date un tot di uomini, noi vi diamo un tot di carbone che serve per scaldarvi, per muovervi, eccetera, eccetera. Le condizioni in cui si trovarono questi uomini e queste donne furono tragiche, cioè stavano nelle lamiere che erano campi di prigionia russa. Mm-hmm. Venivano chiamati macaroni sporchi, marci, maccheroni sporchi e marci. Dice, ho letto tutti i quaderni dei bambini, no? Rubavano il lavoro, rubavano le donne. Cioè, quindi sono gli stessi slogan che sentiamo oggi per le persone che arrivano, ok? Allora, se il bambino e se l'adulto, io parlo ai bambini perché sono più intelligenti di noi, se il bambino riesce a capire che il diverso è anche lui, è il nonno, lo bisnonno, perché nella famiglia di ogni bambino c'è una persona che se n'è andata, che sia dentro l'Italia, che sia fuori, che sia verso il nord, allora probabilmente capirà quanto è difficile. Ecco, nella redazione di questo volume, tu quali fonti hai, su quale fonti hai attinto? Ti sei legata anche sul luogo, non so? Sì, io ho fatto tutte le ricerche sul campo, soprattutto ho fatto tantissime... Hai parlato forse anche con queste persone? Ho fatto tantissime interviste ai figli dei minatori morti, ma ai figli dei minatori che sono morti dopo. Perché? Non solo stavano in case di lamiera col bagno fuori, con la neve comune a tutti, quindi immaginati, non solo non avevano nessuna protezione, e con un bagno protezione comune tra l'altro fuori, sì. Non è solo questo, Pino, è una cosa ancora più grave quella che ti sto dicendo. Tutti quelli che hanno lavorato nelle miniere sono morti di tumore polmonare. Quindi ci sono regioni, paesi in Italia dove mancano tante generazioni di uomini. Il colpevole è rimasto vivo fino a 90 anni, il colpevole poi fattivo, perché la colpevolezza è del sistema che non aveva sicurezza, ok? Lì è 300 metri in fondo senza nessuna sicurezza, senza... E il colpevole fattivo, cioè quello che sbagliò poi manualmente, che vigliaccamente salì e lasciò tutti in fondo, e scappò in Canada grazie al governo italo-belga, e ricevette la pensione italo-belga fino alla fine degli anni. Ti faccio una proposta. Questo nel libro non c'è, però. No. Ti faccio una proposta su questo volume. Tu sai, naturalmente, insomma, lo sai bene, magari quello che potrebbe essere più curioso. Possiamo leggere una pagina particolare che possa essere significativa per, certo, far capire ai nostri spettatori, insomma, l'abbiamo capito di cosa si parla, di emigrazione, sì, si parla di questa tragedia, ma leggere una pagina che tu rivolgi naturalmente ai piccoli per poterla divulgare ai nostri spettatori. Allora, io devo dire una cosa. Non era preparata, mi dispiace. No, io devo dire una cosa, che è quello che in realtà io anche vi ho raccontato nel libro è proprio tutto coinvolto nella magia dell'immaginazione e della fantasia. Per cui il padre racconta alla figlia che questa miniera così profonda è una montagna capovolta nel quale lui scende per poi vedere le stelle che lo portano in Abruzzo, quindi, e poi lei racconterà questo, sì, e poi racconterà questo al nipote, per cui è tutto questo è completamente una fantasia. Penso che sia il libro forse più dolce
è leggero che abbiamo scritto trattando di un tema, ed è dedicato, e questo lo volevo dire. Sì. È una sorta di diario in pratica. Esatto, di viaggio. Lo volevo dire perché il libro è dedicato a tutti i bambini morti nel Mar Mediterraneo, alle donne e agli uomini, che come hai detto tu, con le loro valigie fatte di sogni e di cartone, e a mio padre che ha trasformato ogni ostacolo in una montagna capovolta. La figura di mio padre è molto importante, siccome fa un compleanno importante questo libro che io volevo regalare. Lo fa proprio adesso, quindi volevo dire. Auguri a Tanino. Allora, vado? Sì. Ci incamminammo e dopo un po', finita la curva del sentiero, vidi la mia montagna. Le avevi riconosciute tra mille, non era cambiato dopo 60 anni. Mio nipote, reggendosi a un bastone più alto di lui, mi guardò e mi disse: ecco nonna, secondo me quella è la miniera del nonno, la sua montagna capovolta. Forse lì troveremo anche quella lanterna magica di cui parlavi tu, non è vero? Può darsi, caro Rocco, può darsi, risposi, e riprendemmo il nostro cammino sempre più fiduciosi. La missione di Rocco è quella di poter accendere una stella. Ed è un libro, secondo me, di speranza e di amore questo. E noi l'accettiamo questo, speriamo insomma che non ci siano più questi viaggi della speranza, ma ahimè temo proprio che continueranno. E qui il problema non è soltanto delle grandi potenze, ma è anche di una mentalità che si deve insinuare all'interno del cuore, insomma, delle persone, anche come mentalità, con accoglienza. Lo vediamo anche nelle nostre strade, quando ci sono gli immigrati, quando ci sono queste persone di colore nero che si guardano con circospezione. Ma dobbiamo capire che siamo tutti figli di Dio, e quindi non penso che loro hanno scelto quella loro condizione. Non solo, ma anche noi ci saremmo potuti trovare in quella. Non si può scegliere dove nasce. Giusto. Soprattutto però creare questa coscienza critica e soprattutto questo sentimento di accoglienza. Esatto. Grazie, grazie Francesca per questo tuo contributo letterario che fai. Ti auguriamo... dire una cosa, che insieme agli altri due libri, il Ministero dell'Istruzione consiglia questo libro e gli altri due a tutte le scuole d'Italia come educazione civica. Questo l'avevamo già scritto, comunque hai fatto bene a ricordarlo, in modo che anche gli insegnanti che ci ascoltano possono insomma trovare questi libri, per esempio a Pagheria, dove si possono tutte trovare in tutte le librerie, in Italia, in tutte le librerie, in tutti gli store, in internet, ormai siamo andati. Grazie, grazie a Francesca Lamantia per questo impegno civico e sociale che manifesta. L'appuntamento ai nostri spettatori alla prossima puntata di Pungolo Talk, sempre qui, rigorosamente da Cartaliotta, in via Diego D'Amico a Bagheria. A voi tutti che ci avete seguito, buonasera. Arrivederci.